Salve a tutti, sono più o meno 7 e bentornati su Misteri Mondiali. E come lo scorso video in cui abbiamo parlato dei draghi, dell'idra, no, l'idra di Lerna, no? Abbiamo parlato dei draghi orientali, quelli occidentali, del fatto dei meteoriti che servivano a eliminare il male, il ferro, tutte queste cose. E come ieri avevo appunto il mio libro, che vi ripeto il nome, Enciclopedia del Fantastico, e sotto la scritta, un po' più piccola, una magica guida a elfi, draghi, vampiri alti, e tanti altri esseri favolosi, come ieri quindi ho utilizzato questo libro per raccontarvi dei draghi, e appunto la pagina prima, quella della creatura di cui parliamo oggi, c'è ancora la pagina dei draghi. Oggi vi parlo appunto, come potete vedere dalle immagini, dell'unicorno, che come il drago ha due, diciamo, versioni, per occidente e oriente. Quello occidente è il classico, cioè quello che vedete a sinistra. Quello dell'oriente, no, orientale, è quello che vedete a destra. Comunque, l'unicorno, conosciuto anche col nome di Kirin in Giappone e Kilin in Cina, è una delle più splendide creature del fantasy. Di solito viene descritto come un elegante cavallo bianco con un lungo corno a spirale sulla fronte. Il corno ha poteri di guarigione, inoltre può rilevare il veleno in un pozzo, in una fonte o in qualsiasi liquido, purificarlo e renderlo sicuro. Appunto, per questo, come mi dice qua una vignetta riguardo un'immagine di questo calice, i calici fatti di corno di unicorno venivano usati dai regnanti che temevano di essere avvelenati dai loro nemici. Il corno era di solito una zanna di narvalo, che è un cetaceo, un mammifero marino. Appunto, il narvalo, se non lo conoscete, è un cetaceo delle acque fredde, dovrebbe essere, che praticamente c'ha una zanna che sembra effettivamente, se ci pensate, un corno molto lungo, se andate a vedere delle immagini. Ora, gli unicorni dell'ovest, ovvero quelli occidentali, li abbiamo a sinistra nel nostro. Questo è un PowerPoint, quello mio. Comunque, gli unicorni occidentali sono stati menzionati per la prima volta nel 380 a.C. dallo storico greco Ctesia, che, scrivendo di storie di viaggiatori, li descriveva così: sono asini selvatici grandi come cavalli, talvolta anche di più. Il loro corpo è bianco, con la testa color porpora e gli occhi di un blu profondo. Hanno un singolo corno al centro della fronte, lungo all'incirca mezzo metro. Questo storico chiamò la creatura descritta Monoceros, che significa un solo corno. Gli unicorni dell'est, i Kilin, o Cilin, forse. Non so come si legge, scusate. Descritti negli antichi testi cinesi, sono diversi dagli unicorni occidentali. Sono descritti come animali dal corpo di un cervo e gli zoccoli di un cavallo, con una testa delicata e un singolo corno. Sono così gentili che si muovono con attenzione per timore di fare del male agli insetti. Pensate un po'. Nelle leggende giapponesi, il Kirin è un unicorno simile al Kilin, ma il suo corpo è coperto di scaglie. Gli unicorni orientali sono considerati pacifici e portatori di buona sorte. Ora, allora, non è esatta. Non, io, allora, qua ho un'immagine simile a quella che vi ho messo, ma non è la stessa, perché in questa praticamente dovete immaginare che l'unicorno non è posato lì e ci sono due signore praticamente in piedi. Tipo un leone, tipo quella bandiera, ma non è lì. Il leone però sembra tipo una sorta di statua a me. Poi c'è una sorta di altro animale piccolino, vari alberi e una sorta di cosa. Comunque, questo è la dama e l'unicorno. È uno dei sei famosi grandi arazzi tessuti nelle Fiandre in Belgio nel tardo quindicesimo, dovrebbe essere, scusate. Sì, nel tardo XV secolo. Cinque di essi illustrano i cinque sensi: il gusto, l'odorato, l'udito, il tatto e la vista. Le
designato del sesto, tuttavia rimane un mistero. Ora che abbiamo visto queste cose degli unicorni, no, passiamo al come catturare un unicorno. Gli unicorni occidentali sono selvaggi e aggressivi. Catturarne uno è molto difficile. Alcuni testi del XII secolo spiegano ai cacciatori come prendere una di queste creature. La bestia resta incantata da una giovane donna e si addormenta con la testa sul suo grembo. A quel punto il cacciatore colpisce catturando l'unicorno addormentato e tagliandogli il corno. I ricchi nobili si vantano di aver comprato corni di unicorno che permettevano loro di individuare il veleno nel loro cibo e nelle loro bevande. Gli unicorni in libri e film. L'ultimo unicorno di Peter Beagle, Spillhorn, Billy Doherty, Il cavallino bianco, Elizabeth Gaunge, tipo penso sia. E questi sono dei libri. E poi Legend, del 1985, un film. E ora vi leggo un'altra delle didascalie. La leggenda afferma che gli unicorni selvaggi possono essere domati da giovani dame. Comunque, intanto vi descrivo un po' l'immagine che ho qua, dove appunto praticamente abbiamo un unicorno che si avvicina a questa donna in mezzo a una sorta di zona a prato, dietro si vedono gli alberi, quindi diciamo che si è in un bosco comunque, e dietro ci sono tre uomini su tre cavalli con tre lance, forse due. Comunque, e appunto questo sarebbe a rappresentare la cattura di un unicorno. Ora vediamo se c'è altre cose sugli unicorni. Ma qua non ci sono altre cose sugli unicorni. Intanto tu hai detto che probabilmente per il fatto degli unicorni, per quanto viene detto dalla scienza, non sono ovviamente reali, li secondo la scienza, ma quella vera e propria, diciamo la scienza, ci fa capire che molto probabilmente dei vari corni di unicorno o altro sarebbero in verità corni di narvali o di rinoceronti. Per intenderci, per esempio, di un rinoceronte lanoso, cosa che fa strano, ma effettivamente sembrerebbe da quel che è stato ipotizzato, di narvali, appunto. Come abbiamo visto, infatti, il corno era di solito una zanna di narvalo, che è un cetaceo. Appunto, come diceva quella didascalia, appunto, molti di questi di presunti corni di unicorno, in verità, una zanna di narvalo, quindi ora inoltre mi ricordo che avevo letto su Wikipedia qualcosa riguardante effettivamente i vari studi e il ritrovamento di uno scheletro di unicorno, anche se non so effettivamente come era andata a finire e se forse era andata a finire che non che era fake, falso, non lo so. Poi nella Wikipedia diceva anche che riguardo praticamente una persona che aveva esposto uno scheletro di unicorno, anche se era un falso. Quindi diciamo che gli unicorni. C'è anche chi ipotizza che effettivamente gli unicorni potessero essere tipo delle capre. Sì, delle capre domestiche che per una particolare, come si dice, particolare situazione che possono avere, non so come dire, non credo, non è una malattia tecnicamente, però per una particolare cosa i suoi due corni si uniscono in uno, se non erro, una roba del genere, e quindi potrebbe essere stato scambiato per un essere di leggende. Una capra. Uno si affetta a questo cavallo bellissimo con un solo corno, con la sua criniera, la sua coda, dai, magari anche con una scena molto fantasy come questa, e poi va nella fattoria del vicino e si ritrova
L'unicorno, la capra con un solo corno, l'unicapra. Vabbè, a parte gli scherzi. Oppure mi ricordo una roba riguardo anche un toro con un solo corno. Oppure di un'altra sorta di animale, tipo non mi ricordo cos'era ora di preciso, ma sempre con le corna che, visto dalla distanza e vista la posizione anche un po' delle sue corna, delle sue due corna, comunque praticamente te potrebbe sem poteva sembrare dalla distanza effettivamente un cavallo con un solo corno. Vediamo a che punto siamo del video. Siamo a buon punto. Visto che nel coso dei draghi avevo parlato dell'Ildra, che è un serpente, l'Idra di Lerna, tecnicamente non un drago, parliamo di qualcosa che comunque è collegato, diciamo, ai cavalli, ovvero Pegaso. Il gentile cavallo alato Pegaso nacque dal sangue della terribile Gorgone Medusa, dopo che Perseo le tagliò la testa. Pegaso volò nella casa delle muse sul monte Elicone, e con loro grande gioia creò la fonte dell'ispirazione, Ippocrene, battendo il suo zoccolo al suolo. Quando all'eroe Bellerofonte fu ordinato di uccidere la spaventosa chimera, qua mi dice, vedi pagina 64, magari ne parleremo, dubito. Comunque la dea greca Atena gli diede una magica briglia d'oro per catturare e domare Pegaso. Questo gli permise di volare sopra la chimera in groppa al meraviglioso cavallo alato, scoccando le frecce da una distanza di sicurezza. Più tardi, però, il giovane eroe divenne troppo ambizioso e cercò di guidare Pegaso fin sulla cima del Monte Olimpo, dove risiedevano gli dei, e nessun mortale poteva salire. Infatti, secondo i greci, sul Monte Olimpo c'era la sede, diciamo, dove vivevano gli dei. Quindi Zeus, Poseidone, quant'altro, per intenderci. Gli dei mandarono allora un tafano a pungere Pegaso, che si imbizzarrì e disarcionò Bellerofonte, facendolo precipitare al suolo. Comunque il cavallo immortale fu accolto nelle scudiere celesti ed è ancora visibile sotto forma di costellazione. Inoltre, informazione interessante, te che non avevo ancora mai letto. Alcuni dicono che sia stato Poseidone, chiamato anche Nettuno, il dio del mare, a creare i primi cavalli. Ancora oggi, del resto, tutti si riferiscono alle onde in tempesta orlate di candida schiuma col nome di cavalloni. Questa è una cosa interessante che non sapevo manco io, non l'avevo ancora letta. Comunque, credo che per questo video possa essere anche tutto. E noi ci vediamo in un prossimo fantastico video. Ciao!